Il vino Canonao come strumento in grado di raccontare la storia di un territorio, le sue produzioni enogastronomiche e indicare la strada per attirare flussi turistici di visitatori interessati non solo alle spiagge e al sole della Sardegna, ma anche alla cultura che si cela dietro un prodotto. E questo è uno dei canali scelti dall'Associazione La Strada del Vino Canonao, presieduta da Lino Fancello, che oggi a Nuoro ha organizzato la manifestazione Itinerari del Gusto. Un'intera giornata ospitata nell'ex Me di Piazza Mameli, che ha come protagonista assoluto il vino Canonao, i vignaioli che lo producono e i territori che lo esprimono, ma che vuole allargare l'orizzonte a tutto quanto c'è attorno. L'associazione ha organizzato una serie di eventi per coinvolgere anche le giovani generazioni e fargli conoscere le tradizioni culinarie del territorio. Una è stata riservata agli alunni delle scuole elementari cittadine, denominata Carianda e Cariande, che ha visto i bambini cimentarsi sotto la guida degli chef nella produzione della pasta fatta in casa. Una tradizione che nel nuorese è ancora viva, specie nei periodi di festa, ma che rischia di perdersi e soprattutto spesso non è conosciuta dai più piccoli ormai immersi nel mondo dei pasti pronti. E il divertimento e l'impegno dei piccoli cuochi è stato grande. Negli stand poi c'è stata l'esposizione di prodotti che ben si accompagnano al vino Canonao. In programma degustazioni di vino, convegni con esperti del settore enogastronomico. E la proposizione di un menù realizzato dagli chef del territorio utilizzando prodotti locali, dalle carni ai formaggi. Una modalità per utilizzare il traino del vino Canonao per far conoscere altre bontà enogastronomiche del nuorese.